allora la mia domanda, mi dispiace, non è il nostro ciclo su Messina Cuneo, però me la devo fare perché è un argomento in cui si discute molto in città. Quella di 100.000 euro. Ah, sì. Sì, guardate, ecco, tra l'altro, tra parentesi, sono stato anche poco bene, però non è questo il punto. Ho proprio venerdì prossimo, cioè oggi siamo mercoledì, il giornale se lo conferma, ho contattato per esempio per quell'aspetto importante dei defibrillatori, perché non voglio fare solo, questo mi veniva facile, ho già parlato con il responsabile nazionale della Philips, che sono i primi che hanno fatto i defibrillatori, e il responsabile regionale. Sono venuti a Messina, abbiamo parlato anche di costi e loro avevano molto entusiasmo perché gli è piaciuta questa iniziativa. In ogni caso mi verrebbe molto facile dire ne compriamo 15-20, eccoli qua. Volevo fare, ecco, come sempre che ha comune anche questo, ho già parlato con l'ordine dei medici, l'ordine degli infermieri, l'ordine dei farmacisti, il 118, l'IRCS e con l'ospedale Piemonte Papardo. Pensate, sul campo della sanità, voglio dire, sono quelli che veramente hanno voce in capitolo perché lavorano in campo della sanità. Probabilmente venerdì, sto rifacendo il numero delle telefonate, già l'ordine dei medici mi ha dato anche il locale dove riunirci, che è da loro, e se riusciamo a farlo già questa settimana e condividere con loro il percorso, se loro vogliono mettere anche qualche altro defibrillatore, anche loro, così aumentiamo il numero, e dove metterli, lo volevo condividere con chi veramente lavora nella sanità dalla mattina alla notte. Perciò per fare le cose condivise ci vuole un po' più di tempo, però noi lo faremo e vi faremo sapere quando ci saranno le cose precise, concrete, e quando c'è quella riunione soprattutto, perché è bello coinvolti anche gli ordini, diventa una cosa di tutti.